Ciao, mi chiamo Fabrizio e sono un insegnante di chitarra. Attraverso queste lezioni imparerete ad accompagnare le vostre canzoni preferite, imparando la posizione della chitarra, la posizione delle mani, qualche accordo, qualche ritmica e anche qualche accenno sulla notazione musicale. Parliamo delle parti della chitarra. Questa è la cassa. È formata dal piano armonico, dalle fasce e dal fondo. Questo invece è il manico, su cui sono disposti i tasti, separati da barrette metalliche, che formano la tastiera. La parte finale del manico è chiamata paletta, e qui sono alloggiati i dispositivi di accordatura, che si chiamano meccaniche. Le corde vengono attaccate alle meccaniche e sono tese dal capotasto fino al ponticello, passando su tutto il manico e sulla buca. Qui sono libere di vibrare. Le corde della chitarra sono 6. La prima è la più acuta e si trova nella parte bassa dello strumento. La chiamiamo Mi cantino. La seconda corda si chiama Si. La terza, Sol. La quarta, Re. La quinta, La. E la sesta è ancora un Mi, ma per differenziarlo dalla prima lo chiameremo Mi grave o Mi basso. La chitarra può essere imbracciata in 3 differenti posizioni. La prima posizione che vediamo è la posizione classica. Per questa posizione si usa un poggiapiede che alza la gamba sinistra. Sulla gamba sinistra viene appoggiata la fascia della chitarra, la gamba destra viene tenuta aperta per tenere dentro il corpo della chitarra. La chitarra da sola tenderebbe a cadere ed è il braccio destro che tiene ferma la chitarra. La posizione a 45 gradi rispetto al pavimento del manico permette un buon lavoro col braccio sinistro. Un'altra posizione molto utilizzata è la posizione denominata folk. La chitarra sta sulla gamba destra, che può essere sollevata sempre attraverso l'utilizzo di un poggiapiedi. La posizione del corpo è più rilassata e il manico questa volta si trova quasi parallelo al piano del pavimento. E questa è la posizione più utilizzata per l'accompagnamento. Terza posizione in cui si può tenere la chitarra è a tracolla con l'utilizzo di una cinghia. Questa posizione è comunque molto simile alla posizione che abbiamo visto prima per la chitarra folk. L'errore più comune che si commette utilizzando questa cinghia e la tracolla è di tenere la chitarra troppo bassa con il rischio di affaticare tutta la mano sinistra, sia anteriormente che posteriormente. Comunemente nei libri di testo troviamo dei simboli relativi alle corde, alle dita della mano destra, alle dita della mano sinistra e alle posizioni dei tasti sulle corde. Vediamolo insieme. Partiamo dalle corde. Le indicazioni sono numeri arabi cerchiati, quindi per indicare la prima corda, il Mi cantino, troveremo un 1 cerchiato. Per indicare la seconda corda, il Si, troveremo un 2 cerchiato. E così via via fino alla sesta corda, che è il Mi grave. I tasti vengono indicati da numeri romani, a partire dal primo, che è quello del capotasto, in ordine crescente verso la buca. In una chitarra classica tradizionale, il 12° tasto segna la fine del manico. Possono arrivare fino a 24 nello strumento acustico o elettrico. Una corda suonata senza l'utilizzo della mano sinistra viene detta corda a vuoto e viene indicata con uno 0.
Viceversa, una X ci indica una corda da non suonare. Le dita della mano sinistra vengono indicate con i numeri arabi non cerchiati. L'indice è indicato con un 1, il medio con un 2, l'anulare con un 3 e il mignolo con un 4. Il pollice ha una funzione di supporto e quindi non viene indicato nella tecnica tradizionale. Le dita della mano destra vengono indicate rispettivamente con l'iniziale minuscola. Troveremo una P per pollice, una I per indice, una M per medio e una A per anulare. Il mignolo nella tecnica tradizionale non viene utilizzato. Con pennata o plettrata intendiamo il passaggio del plettro sulle corde. Possiamo avere una plettrata verso il basso o una plettrata verso l'alto. Questi due movimenti vengono indicati con due simboli diversi. Verso il basso ritroveremo un simbolo che assomiglia a un quadrato senza la base. In gergo M è indicata anche con la freccia verso il basso. E la plettrata verso l'alto, indicata con una V o con una freccia verso l'alto. I passaggi sulle corde senza colpirle vengono indicati con le frecce tratteggiate. Passiamo ora all'impugnatura del plettro. Il plettro viene tenuto tra le due dita, indice e pollice della mano destra. L'indice è piegato su se stesso in modo da coprire quasi tutta la superficie inferiore del plettro. Il pollice è appoggiato sopra, a coprire l'altra faccia del plettro. La punta del plettro è rivolta verso le corde della chitarra. Si sfrutta la naturale tendenza della mano a chiudersi su se stessa per non affaticare inutilmente i muscoli. Le altre tre dita della mano possono rimanere aperte o chiuse, a seconda della propria comodità. Come avrete notato, la mia mano destra ha le unghie più lunghe della mia mano sinistra, perché la mano destra può accompagnare le canzoni sia col plettro, in questo modo, ma sfruttando la tecnica classica, e quindi pizzicando le corde con le unghie, si può accompagnare le canzoni in questo modo. Noi comunque utilizzeremo il plettro perché è una tecnica più semplice e più adatta all'accompagnamento delle canzoni. Prima di entrare nello specifico del movimento della mano destra, posizioniamo la mano sinistra in questo modo. Metteremo il pollice dietro il manico a metà della larghezza. Il palmo rimarrà staccato dal manico e le altre dita sono delicatamente appoggiate sulle corde solo per impedirne la vibrazione, in questo modo. Il movimento della mano destra è una combinazione del movimento dell'avambraccio e della mano. L'errore più comune è quello di ruotare l'avambraccio in questo modo. Invece la tecnica esatta è questa. Si devono percorrere le corde dalla sesta alla prima e viceversa, correndo sul piano formato dalle corde. L'errore più comune, come dicevo, è appunto ruotare l'avambraccio con questo inconveniente. Al posto di suonare tutte le corde, vengono suonate solo le corde centrali. Il movimento deve essere rapido e deciso su tutte le corde, in modo da far sentire un accordo e non una serie di note. Quindi non è questo, ma è questo. È importante che il movimento sia molto rilassato. Quindi la posizione in cui ci troveremo prima di percorrere le corde, quindi sopra la sesta corda, è questa,
La posizione in cui ci troveremo dopo aver percorso le corde sotto la prima corda è questa. L'idea è quella di sventolare quasi la mano, in questo modo. Per i mancini come me, il consiglio è comunque di utilizzare la chitarra nel modo standard dei destri, anche se in commercio è possibile trovare chitarre per mancini, quindi ribaltate col manico dall'altra parte e le corde sopra sotto. Una simbologia molto ricorrente sia nei libri di testo che nei canzonieri è quella dei diagrammi degli accordi. Con una griglia viene rappresentata una porzione del manico della chitarra. Le linee verticali rappresentano le corde. Le troveremo sulla sinistra la sesta corda e sulla destra la prima. Le linee orizzontali, invece, rappresentano i tasti. Qui troveremo indicate le dita della mano sinistra con dei numeri arabi. Lo 0 rappresenterà la corda vuoto e la X rappresenterà una corda da non suonare. La disposizione verticale di questi diagrammi non è comune a tutti i libri di testo ed è sempre meglio fare riferimento alle indicazioni iniziali del testo. L'intavolatura è un sistema molto intuitivo per scrivere musica. Sei linee rappresentano le sei corde della chitarra, con la prima corda posta in alto e la sesta corda posta sulla linea in basso. Su queste linee dei numeri arabi indicano i tasti, non più le dita. L'intavolatura viene letta da sinistra a destra, quindi le note simultanee le troveremo verticalmente scritte e le suoneremo insieme. Le note poste una dopo l'altra verranno suonate in successione. La grande maggioranza della musica leggera si basa su una struttura ritmica di quattro accenti che viene ripetuta per tutta la durata del brano. Questi quattro accenti non sono tutti uguali tra di loro. Il primo è più forte, quindi la durata degli accenti è la stessa, ma il primo ha più importanza. Quello che si percepisce ascoltando le canzoni è una successione di questo tipo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Per farvi meglio capire di cosa sto parlando, vi farò sentire un esempio musicale. Gli accenti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Come avete notato, quando dicevo 1 c'era o un cambio di accordo, o un colpo più forte della batteria, o un colpo più forte del basso o della chitarra. Questo gruppo di quattro accenti è definito battuta o misura ed è rappresentato in notazione musicale da uno spazio compreso tra due linee verticali e ogni accento è rappresentato da un pallino nero e una gambetta verticale, definito quarto. L'esecuzione della battuta da quattro quarti che abbiamo appena visto si effettua in questo modo. Un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro. Quindi quelli che abbiamo suonato sono i quattro accenti della battuta in quattro quarti. L'esecuzione era solo verso il basso. Giù, giù, giù e giù. Queste quattro divisioni della battuta possono essere a loro volta suddivise in due, in tre o in quattro. La suddivisione in quattro non è altro che un raddoppio della suddivisione in due. Queste tre tipologie di suddivisione sono la base per tutte le ritmiche normalmente utilizzate nell'accompagnamento. Allora, vediamo la suddivisione in due. La suddivisione in due è abbastanza semplice da eseguire. Abbiamo visto prima come, dividendo in quattro la misura, suonavamo quattro pennate
verso il basso. Per ottenere la suddivisione in due è sufficiente sfruttare il movimento verso l'alto della mano, ottenendo un totale di 8 passaggi davanti alle corde per ciascuna misura. In questo modo, 1, 2, 3 e 4. Due passaggi per ogni numero fanno 8. Abbiamo diviso quindi la battuta in 8 ottavi. Questi 8 ottavi sono uno degli accompagnamenti più importanti di tutta la musica leggera. Un'altra suddivisione che è normalmente utilizzata è la suddivisione in 3. La suddivisione in 3 è un pochettino più difficile da eseguire e dentro a ogni divisione o quarto metteremo 3 accenti in questo modo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo ottenuto un totale di 12 passaggi davanti alle corde verso il basso. Questo modo di accompagnare quella che abbiamo definito prima battuta di 4 quarti viene detto terzinato, perché appunto ogni divisione è suddivisa in 3. L'ultimo modo di suddividere il quarto è suddividerlo in 4. Per ottenere questo raddoppieremo la suddivisione in 2, quindi 2 pennate verso il basso in ogni quarto e sfrutteremo i ritorni verso l'alto per fare il numero di 4. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Queste 3 suddivisioni sono, e mi ripeto, sono la base fondamentale per qualsiasi accompagnamento. Ricordando che per i principianti è consigliato l'utilizzo dell'accordatore elettronico, vediamo ora il metodo più tradizionale di accordatura ad orecchio con l'utilizzo del diapason. Mettiamo in vibrazione il diapason, lo appoggiamo sulla cassa e confrontiamo questo suono con il suono della quinta corda suonata a vuoto. Come sentite, il suono è molto diverso. Dobbiamo quindi agire sulle meccaniche per tendere la corda alzandola accordata la quinta corda. Procederemo cercando un re sulla quinta corda, un re che corrisponde al suono della quarta corda suonata a vuoto. Lo troviamo sul quinto tasto. Confrontiamo questa nota con la quarta corda libera. E ritocchiamo le eventuali differenze tendendo o rilasciando la meccanica. Procediamo quindi con lo stesso criterio. Cerchiamo un Sol sulla quarta corda, al quinto tasto, e lo confrontiamo con la terza corda suonata a vuoto. Procediamo oltre e andiamo sulla terza corda al quarto tasto, cercando un Si. Questo suono lo confronteremo con la seconda corda vuota. Arriviamo quindi verso la fine e cerchiamo un Mi sul quinto tasto della seconda corda. Lo confrontiamo con la prima corda vuoto. Rimane ora solo da accordare la sesta corda. La nota di intonazione della sesta corda è un Mi molto grave e quindi possiamo confrontare la prima corda a vuoto con la sesta. Oppure cercare un Mi sulla quarta corda al secondo tasto e avere un confronto più agevole. Controlliamo il risultato dell'accordatura con un accordo come Mi minore, con tante corde libere, per controllare se l'intonazione è corretta.
Vediamo ora la posizione di dita, mano e braccio sinistro. La posizione della mano sinistra è detta a martello e consiste nel far arrivare l'ultima falange perpendicolarmente alla tastiera. Per ottenere questa posizione è necessario a mettere il pollice a metà della larghezza del manico, in questo modo, dietro, tenere il palmo staccato dal manico stesso e piegare le dita su se stesse. In questo modo la posizione finale ottenuta è una linea continua che parte dalla punta delle dita fino alla spalla, questo tipo di linea. È necessario premere le corde all'interno del tasto, quindi tra una barretta e l'altra, il più possibile vicino alla barretta in direzione della cassa. La pressione deve essere forte ma non esagerata. I classici errori che si compiono in questa fase sono: o si preme troppo poco, producendo un suono di questo tipo, oppure si preme molto ma nella posizione sbagliata, quindi ottenendo quest'altro tipo di errore, oppure si preme nel punto giusto, con la giusta forza, ma data una sbagliata inclinazione della mano, si ferma la corda sottostante. Quindi, riepilogando, è necessario mettere il pollice bene dietro al manico, tenere il palmo staccato, premere nel punto giusto, quindi vicino alla barretta, in direzione della cassa, con una giusta forza, e fare attenzione a non toccare le corde che stanno né sotto né sopra, in questo modo. Vediamo qualche semplice accordo utilizzando due dita. Il primo accordo che faremo è il Mi minore e si ottiene in questo modo. Si posiziona il secondo dito sulla quinta corda al secondo tasto ed il terzo dito sulla quarta corda al secondo tasto, facendo attenzione di tenere le due dita unite tra di loro in modo che il terzo dito sia vicino alla barretta e il secondo dito sia comunque in prossimità. Questo accordo è il Mi minore e si suonano tutte e sei le corde, quindi partiremo dalla sesta fino alla prima. Ogni volta che si affronta un accordo nuovo è necessario suonare una corda per volta per controllare che l'esecuzione sia sempre pulita. In questo modo, sesta, quinta, quarta, terza, seconda e prima. Se l'accordo suona bene si può eseguirlo contemporaneamente. Passiamo a un altro semplice accordo, l'accordo di Mi settima. Questo accordo si ottiene in questo modo. Si posiziona il secondo dito sulla quinta corda al secondo tasto ed il primo dito sulla terza corda al primo tasto. Questa volta le dita non sono più unite, sono separate e la posizione delle due dita è sempre la stessa. Si preme con una certa intensità vicino alla barretta. Sempre sei corde. L'esecuzione è sempre la stessa, si parte una corda per volta, se suona bene si fa tutto l'accordo. Passiamo ora a un altro accordo, sempre un Mi, questa volta un Mi maggiore, per il quale utilizzeremo tre dita. L'esecuzione si ottiene in questo modo, secondo dito sulla quinta corda al secondo tasto. Terzo dito, quarta corda, secondo tasto, come per il Mi minore, le due dita sono unite tra di loro, il terzo dito è a ridosso della barretta e il secondo dito è sempre nelle vicinanze. Il primo dito è sulla terza corda al primo tasto. L'esecuzione è sempre la stessa, una corda per volta e poi tutte insieme. Nella musica è molto importante la ritmica che si utilizza per accompagnare le canzoni. Vedremo ora alcune tra le ritmiche più usate, partendo dalla suddivisione in ottavi,
che vi ricordo era quella con due note per ogni accento della battuta da quattro quarti, questa. 1, 2, 3 e 4. Le due note per ogni accento vengono ottenute con la pennata verso il basso la prima e la pennata verso l'alto la seconda. La prima pennata, la prima ritmica che vedremo è questa. Nota da un quarto, quindi una nota sola, pennata verso il basso, si risale con la mano senza percuotere le corde e per le altre tre divisioni invece si eseguono tutti gli ottavi. Quindi in questo modo. 1, 2, 3 e 4. La faccio sentire un po' più velocemente e da tempo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Proviamo a sentirla con un accordo. Utilizzeremo l'accordo di Mi minore perché è un accordo semplice da eseguire per la mano sinistra e ci permette di scorrere su tutte e sei le corde senza dover saltarne nessuna. In questo modo. Ognuna delle ritmiche che stiamo vedendo e che vedremo in futuro richiede comunque molto lavoro e molta concentrazione, quindi una volta imparata la sequenza deve essere ripetuta come esercizio. Vediamo ora un'altra semplice ritmica sempre basata sulla pennata ad ottavi, che è quarto, due ottavi, quarto ed altri due ottavi. Quindi una pennata verso il basso, salgo senza percuotere le corde, scendo e salgo suonando e ripeto, scendo percuotendo le corde, risalgo senza suonare e poi ancora giù e su suonando. In questo modo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sentiamola con un accordo, il Mi minore. Vediamo ora la ritmica più sfruttata tra quelle che usano la pennata ad ottavi, che è questa. Primo quarto, pennata verso il basso, si sale senza suonare. Nel secondo quarto, tutti e due gli ottavi, quindi giù, su. Nel terzo quarto, e questa è la parte più difficile, si suona solo la pennata verso l'alto, quindi si scende senza suonare e tornando su si pennano le corde. E l'ultimo quarto invece è diviso nei due ottavi, quindi ancora giù, su. Quindi lentamente in sequenza è giù, giù, su, scendo, salgo, giù, su. La faccio sentire di seguito. La sentiamo con un accordo. Attenzione sempre al terzo quarto che non deve essere suonato nella parte discendente. Veloce. Vediamo ora alcune ritmiche invece riguardanti la suddivisione in tre, che abbiamo chiamato suddivisione terzinata. Se il tempo e la velocità della canzone è lenta, si sfruttano tutte le pennate i verso il basso, che erano tre per ogni suddivisione, tre per ogni divisione, in questo modo. Per arricchire questa pennata si sfruttano i movimenti verso l'alto fatti dalla mano destra, che per adesso venivano lasciati liberi. Quindi faremo questo tipo di andamento. Nella prima pennata suoneremo solo in giù e nelle altre due faremo sia il basso che l'alto. Quindi giù, giù, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su, giù. Lo faccio sentire prima senza accordo e poi con l'accordo. Vi ricordo che per una buona riuscita di queste ritmiche con una certa naturalezza è necessario allenarsi. Passiamo ora a un altro tipo di ritmica, sempre sulla suddivisione in tre. Quando il tempo della canzone è molto veloce, non si riescono a fare tre pennate verso il basso per ogni divisione. Sarà quindi un buon metodo di accompagnamento sfruttare la prima e la terza pennata di ogni divisione.
facendo la prima in giù e la seconda in su, in un accompagnamento che è abbastanza utilizzato nel genere blues. L'andamento è questo. E le suddivisioni sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sentiamolo con un accordo. Ora vediamo qualche ritmica invece che sfrutta la pennata a sedicesimi. Cominceremo con l'eseguire gli ottavi, quindi 8 note per ogni battuta, sfruttando la pennata a sedicesimi. Cosa succede? Che in ogni divisione faremo due pennate verso il basso, quindi non suoneremo le pennate verso l'alto, in questo modo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. In questo modo abbiamo suonato gli ottavi, 8 note per ogni battuta da 4 quarti, però con un'altra tecnica, abbiamo suonato tutte le note verso il basso. Questo tipo di andamento ci permette di inserire le pennate verso l'alto in questo modo. Noi suoneremo due pennate verso il basso, ancora una e poi giù su, in questo modo. Ve lo faccio sentire a tempo. E con un accordo. Le ritmiche che abbiamo appena visto sono degli esempi sui quali bisogna comunque allenarsi. Non esiste una ritmica giusta per una canzone, esiste una ritmica più adatta e una meno adatta. Sarà alla scelta del chitarrista vedere qual è quella migliore. Un buon consiglio è quello di non tenere lo stesso andamento ritmico sulla strofa e sul ritornello, ma di variare un pochettino per dare un po' di dinamicità all'accompagnamento. Un buon metodo è scegliere una canzone che conoscete bene tra le vostre preferite e seguirla ritmicamente con la mano destra senza produrre accordi con la mano sinistra che potrebbero essere sbagliati e allenarsi costantemente. Vediamo ora gli accordi più utilizzati sulla chitarra. Gli accordi si possono ridurre a tre specie fondamentali, che sono l'accordo maggiore, l'accordo minore e l'accordo di settima, che abbiamo già visto nell'esempio del Mi. L'accordo di Mi maggiore, questo, e comunque tutti gli accordi maggiori, restituiscono una sensazione normalmente associata all'allegria, alla serenità. La nomenclatura dell'accordo è sui canzonieri è sempre fatta in questo modo. Si trova il nome della nota che dà appunto il nome all'accordo senza altre indicazioni a lato. Quindi per il Mi maggiore troveremo scritto esattamente solo la parola Mi. L'accordo invece di Mi minore e quindi anche tutti gli accordi minori sono associati a una sensazione leggermente più triste. E la dicitura in cui lo troveremo indicato sui canzonieri è Mi con una M minuscola di fianco o un meno, quindi Mi minore, M minuscola, Mi meno. Queste sono le due possibilità più usate. L'accordo di settima è un accordo di tensione che tende a risolvere su un altro accordo e a trovare riposo. L'accordo di settima viene indicato con il nome della nota con un 7 di fianco. In alcuni canzonieri gli accordi sono indicati non con la parola italiana do, re, mi, fa, sol, la, si, ma con la dicitura in inglese. La dicitura in inglese corrisponde a quella italiana partendo dal la, quindi troveremo delle lettere A, B, C, D, E, F, G,
e corrispondono rispettivamente a La, Si, Do, Re, Mi, Fa e Sol. Passiamo ora a vedere nello specifico gli accordi sulla chitarra. Abbiamo visto Mi maggiore, Mi minore e Mi settima, adesso vediamo il La minore. La minore si ottiene in questo modo. Secondo dito sulla quarta corda, secondo tasto. Terzo dito, terza corda, secondo tasto. Primo dito, seconda corda, primo tasto. Il secondo e il terzo dito sono uniti tra di loro. Il La minore assomiglia molto al Mi maggiore come posizione, con la differenza che è tutto eseguito una corda sotto. E inoltre la sesta corda non deve essere suonata, quindi si suona dalla quinta corda in giù. Vi ricordo che l'esecuzione degli accordi nuovi deve essere sempre affrontata in questo modo. Una corda per volta, e se le corde suonano tutte bene, tutto insieme. Vediamo ora un altro accordo, l'accordo di La settima, in questo modo. Primo dito, quarta corda, secondo tasto. Secondo dito, seconda corda, secondo tasto. Si suonano sempre cinque corde, come La minore di prima, quindi dalla quinta corda verso la prima, sempre una per volta. E poi tutte insieme. Passiamo ora al Re maggiore. Il Re maggiore si forma in questo modo. Primo dito, secondo tasto della terza corda. Terzo dito, terzo tasto, seconda corda. Secondo dito, secondo tasto, prima corda. In questo caso le corde da suonare sono solo quattro, quindi si parte dalla quarta corda verso la prima. E poi tutte insieme. Passiamo ora alla maggiore, che si esegue in questo modo: indice sulla quarta corda al secondo tasto, medio sulla terza corda al secondo tasto e anche anulare sulla seconda corda al secondo tasto. In questo caso le dita devono stare molto unite tra di loro, in modo che il terzo dito sia a ridosso della barretta e le altre due dita siano subito dopo. Il La maggiore si esegue su cinque corde, quindi dalla quinta alla prima, una per volta e poi tutte insieme, come al solito. Passiamo al Re settima. Secondo dito, terza corda, secondo tasto. Primo dito, seconda corda, primo tasto. Terzo dito, prima corda, secondo tasto. Il Re settima si esegue su quattro corde, quindi dalla quarta alla prima. E poi tutte insieme. Vediamo ora il Re minore. Secondo dito, secondo tasto sulla terza corda. Quarto dito, terzo tasto, seconda corda. Primo dito, primo tasto, prima corda. Si esegue su quattro corde, dalla quarta alla prima. Il Re minore è il primo accordo in cui stiamo sfruttando anche il quarto dito, quindi richiederà un po' più di allenamento rispetto agli altri. Andiamo avanti con l'accordo di Do maggiore. Terzo dito, quinta corda al terzo tasto. Secondo dito, quarta corda, secondo tasto. Primo dito, seconda corda, primo tasto. Attenzione a lasciare libere la terza e la prima corda, che normalmente vengono fermate con una posizione sbagliata di mano sinistra con il secondo dito e con il primo. Il Do maggiore si esegue su cinque corde, dalla quinta alla prima. Vediamo ora il Sol, che è un accordo leggermente più difficile perché coinvolge l'utilizzo di quattro dita. Secondo dito sulla sesta corda al terzo tasto, primo dito, quinta corda, secondo tasto, quarta e terza corda a vuoto, terzo dito, seconda corda, terzo tasto e quarto dito,
prima corda al terzo tasto. Le corde da suonare sono 6. Vediamo ora il Do settima, è molto simile all'accordo di Do maggiore, quindi terzo dito, quinta corda, terzo tasto, secondo dito, quarta corda, secondo tasto, primo dito, seconda corda, primo tasto. Aggiungiamo però il mignolo sulla terza corda al terzo tasto. 5 corde. E vediamo ora il Sol settima, terzo dito, sesta corda, terzo tasto, secondo dito, quinta corda, secondo tasto, quarta, terza e seconda corda vuote, primo dito sulla prima corda al primo tasto. Questo accordo è molto simile al Do maggiore, solo che le dita sono un po' più allargate, quindi richiederà un po' di lavoro, di esercizio. 6 corde. Vediamo ora qualche semplice combinazione di accordi. La prima che vedremo è La minore e Mi maggiore. Vi ricordo, La minore si esegue su 5 corde e Mi maggiore su 6, ma la posizione delle dita è relativamente uguale sia su un accordo che sull'altro. Quindi lo eseguiremo in questo modo. Il La minore una battuta da 4 quarti, quindi lo suoneremo e conteremo fino a 4. E subito passeremo al Mi maggiore facendo la stessa cosa, in questo modo. 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3, 4 e si ritornerà sull'A e sul Mi. L'esercizio è necessario che sia eseguito un po' di volte di seguito, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Una volta raggiunta una buona sicurezza nei cambi di accordi, è possibile inserire una ritmica. Ne inseriremo una semplice di quelle viste in precedenza, quella che era quarto, ottavi, 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 che era giù, giù, su, giù, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Partendo da là, in questo modo. Ok, passiamo allora a una concatenazione di 3 accordi. Useremo il La maggiore, il Mi maggiore e il Re maggiore. Anche in questo caso, prima note lunghe, quindi che durano tutta la durata della battuta, e poi inseriremo una ritmica. In questo modo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Per rendere più musicale questo giro armonico, così è definito un insieme, una successione di più accordi, ripeteremo il Re 2 volte, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora 1, 2, 3, 4, poi da capo La. Una volta raggiunta una certa naturalezza nel cambio da un accordo all'altro, potremo inserire una delle ritmiche viste sempre in precedenza. Utilizzeremo ora quella che vi ho descritto come ritmica più utilizzata, che suonava così. Una volta per ogni accordo, in questo modo.
probabilmente avete notato, nell'ultimo giro armonico ho cambiato l'andamento ritmico della mano destra, quindi ho mantenuto la pennata ad ottavi 1, 2, 3 e 4, però cambiando la successione delle pennate da fare e quelle da non fare. Questo porta il brano a essere leggermente più vario rispetto a che non l'esecuzione piatta con una ritmica sola dall'inizio alla fine. Vediamo ora un'altra successione di accordi. Utilizzeremo il Do maggiore e il Sol settima. Lo studio viene sempre affrontato nello stesso modo, quindi un accordo, una misura, e si lascia l'accordo suonare per tutta la misura, contando fino a 4, e poi inseriamo una ritmica. Utilizzerò sempre una ritmica ad ottavi, questa volta utilizzerò una ritmica quarto, due ottavi, quarto, due ottavi. Inizialmente accordi lunghi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ritmica. Questa successione di Do maggiore e Sol settima è una delle successioni di accordi più utilizzate nella musica popolare. Passiamo ora ad una successione di 4 accordi, utilizzeremo il Sol maggiore, il Re maggiore, il Mi minore e il Do maggiore. Sempre lo studio viene affrontato nello stesso modo, quindi 4 quarti per ogni accordo lentamente e poi la ritmica. La ritmica che inseriremo questa volta invece è una ritmica che si basa sulla pennata a sedicesimi, quindi gli ottavi verranno eseguiti tutti in basso. E sfrutteremo alcuni dei movimenti verso l'alto per fare i sedicesimi. In questo modo partiamo dal Sol. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anche in questo caso avete notato che la ritmica non è rimasta costante dall'inizio fino alla fine, ma per variare un po' ho aggiunto degli altri sedicesimi. Passiamo ora a vedere il primo grosso ostacolo che c'è nello studio degli accordi, che è il barré. Con la parola barré si intende una tecnica normalmente del primo dito che preme due o più corde. Per riuscire a ottenere questa tecnica bisogna far aderire perfettamente il dito sulle due corde, su tre corde, su quattro, cinque e alla fine su sei corde. L'esercizio quindi è progressivo. Il mio consiglio è di partire dal quinto tasto, appunto con due corde e suonarle una per volta. Poi tre corde. 4 corde, 5 e 6 corde. La pressione del dito deve essere sempre omogenea su tutte le corde, sempre a ridosso della barretta e è importante avere la sensazione di contatto su tutte e 6 le corde nella parte anteriore del dito. Dopo aver eseguito l'esercizio sul quinto tasto si passa al quarto e così via fino al primo, quindi quarto tasto, terzo, secondo e primo. Questa tecnica ci permette di fare degli altri accordi che non siamo riusciti a fare prima in quelli che si chiamavano accordi in prima posizione, che sono il Si minore e il Fa maggiore. Il Si minore è fatto in questo modo. Si fa un barré, quindi
indice sul secondo tasto, dalla quinta corda fino alla prima, quindi questo barré coinvolge solo 5 corde, non 6. È importante in questo caso non fare il barré su 6 corde per risparmiare un po' di fatica inutile. Quindi dito ben aderente sulle 5 corde in prossimità della barretta metallica del secondo tasto in direzione della cassa. Si mette il terzo dito sulla quarta corda al quarto tasto, il quarto dito sulla terza corda al quarto tasto e il secondo dito sulla terza corda, sulla seconda corda al terzo tasto. E si esegue dalla quinta corda in giù. La tecnica è sempre la stessa, quindi una corda per volta e si suonano bene tutte insieme. Un errore molto comune quando si esegue il barré è portare la mano indietro. Piegando la mano troppo indietro c'è il rischio che la prima corda non suoni più bene. Quindi se il suono che sentite è questo, correggete la posizione della mano nel modo che avete visto prima nel capitolo sulla mano sinistra, portando il pollice ben dietro al manico a metà della larghezza e facendo aderire bene l'indice sulle 5 corde. L'altro accordo che utilizza il barré tra quelli più usati è sicuramente il Fa maggiore. Questo è leggermente più difficile del Si minore perché il barré è fatto sul primo tasto, quindi le corde sono un po' più dure, ed è fatto su 6 corde, quindi l'energia richiesta è un po' superiore. Quindi barré sul primo tasto, vicino alla barretta, sentite bene la presenza delle corde sotto il dito, e poi aggiungete terzo dito sulla quinta corda al terzo tasto, quarto dito, quarta corda, terzo tasto, secondo dito, terza corda, secondo tasto. Sempre la stessa tecnica di esecuzione, una corda per volta e poi tutte insieme. Il Fa, accordo prodotto con il barré, non è altro che una trasposizione sul manico di un accordo in prima posizione. Infatti, se abbasso la mano di un tasto in questo modo, i tasti e le corde che sto premendo in questo momento sono gli stessi del Mi maggiore, che era questo. Sostituendo le dita utilizzo secondo, terzo e quarto, l'accordo è sempre un Mi maggiore, però in questo caso posso spostarmi di un tasto verso l'alto e fare il barré col primo dito. Cosa succede in questo caso? Ho alzato quinta, quarta e terza corda di un tasto e col barré alzo di un tasto anche le tre corde a vuoto, sesta, seconda e prima. In questo modo posso produrre accordi maggiori su tutto il manico e ognuno di questi accordi prenderà il nome dalla nota che sto premendo sulla sesta corda. Quindi questo è il Fa sul primo tasto, maggiore, sul secondo tasto Fa diesis maggiore, terzo tasto Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, Do e così via, sempre sulla sesta corda. Con la stessa idea posso lavorare sulla quinta corda. Abbiamo visto su 5 corde l'accordo di Si minore. Se abbasso l'accordo di Si minore di 2 tasti, ottengo questo, che è un La minore. Il La minore prima è stato fatto con queste 3 dita, primo, secondo e terzo dito, e come abbiamo visto per il Mi e per il Fa, basta sostituire queste dita. L'accordo è sempre un La minore, ma questa volta ho liberato l'indice. Questo mi permette di alzare di un tasto queste 3 corde e anche le 2 corde a vuoto. In questo modo posso produrre accordi minori che prenderanno il nome dalla nota premuta sulla quinta corda. Quindi La minore, cambio le dita, vado su di un tasto, Si bemolle minore, Si minore, Do minore, Re bemolle minore, Re minore, Mi bemolle minore, Mi minore e così via. La tecnica del barré ci permette di spostare altri accordi. Abbiamo visto come spostare il Mi maggiore per fare il Fa maggiore, il Fa diesis maggiore e così via, ma possiamo usare la stessa tecnica con gli accordi minori. Quindi useremo il Mi minore cambiando le dita per eseguirlo, quindi al posto del secondo e del terzo dito utilizzeremo il terzo e il quarto. Alzeremo di un tasto queste 2 dita e aggiungeremo il barré sul primo tasto. Questo accordo è un Fa minore, quindi Mi minore, Fa minore.
con la stessa idea di prima, salendo di un tasto, quindi di un semitono per volta, posso avere il Fa diesis minore, Sol minore, Sol diesis minore, La minore, La diesis minore, Si minore e Do minore. Sposteremo la stessa tecnica e la stessa idea sulla maggiore. Quindi questo è La maggiore, sostituiamo le tre dita 1, 2, 3 con le dita 2, 3 e 4, alziamo di un tasto e aggiungiamo il barré su 5 corde. Quindi questo è un La maggiore, alziamo di un tasto e ottengo un Si bemolle maggiore. Alziamo di un tasto Si maggiore, Do maggiore, Re bemolle maggiore, Re maggiore, Mi bemolle maggiore, Mi maggiore e così via. Vediamo ora alcuni giri armonici. Partiamo dal giro di Do. Il giro di Do è composto da 4 accordi. Do maggiore, La minore, Re minore e Sol settima. Proviamo a eseguirlo con una delle ritmiche viste in precedenza. Usiamo quella a ottavi, quella che abbiamo definito come ritmica più usata di tutte. E il giro suona in questo modo. Sicuramente dentro questo giro armonico avrete riconosciuto molte canzoni, perché questi giri che stiamo vedendo adesso sono la base su cui vengono scritte i ritornelli o le strofe di moltissimi brani che voi conoscete sicuramente. Passiamo ora a un altro giro armonico, il giro di Sol. Il giro di Sol è fatto in questo modo: Sol maggiore, Mi minore, La minore e Re settima. Utilizziamo la stessa ritmica di prima. Andiamo avanti ora con il giro di La maggiore, che coinvolge l'utilizzo di qualche barré. Gli accordi sono La, Fa diesis minore, Si minore e Mi settima. Cambiamo ritmica, usiamo questa volta una ritmica terzinata. Fa maggiore, Re minore, Sol minore e Do settima. Lo eseguirò con una ritmica. Vediamo ora un altro giro armonico, il giro di Mi. Gli accordi del giro di Mi sono Mi maggiore, Do diesis minore, Fa diesis minore e Si maggiore. Thank you.
Giunti a questo punto abbiamo visto una panoramica degli accordi più usati, delle ritmiche più usate e abbiamo anche imparato a imbracciare la chitarra nel modo giusto. Quindi seguite il mio consiglio, studiate un quarto d'ora al giorno e riuscirete a rendere più fluido il cambiamento degli accordi, specialmente sugli accordi del barré che abbiamo visto essere un po' leggermente più difficili degli altri, sulle ritmiche, imparate a mantenere bene la posizione della chitarra sempre durante l'esecuzione. Quindi l'ultimo consiglio che posso darvi, quando usando un canzoniere trovate un accordo che non conoscete, togliete i numeri che vi stanno fuorviando dalla lettura degli accordi. Quindi un accordo di Fa diesis nona per noi è un accordo di Fa diesis, un accordo di Do sesta per noi è un accordo di Do, un accordo di La minore undicesima per noi diventerà un La minore. Spero con queste lezioni di avervi incuriosito ed avvicinato al mondo della chitarra. Ora potete accompagnare le vostre canzoni preferite, quindi da parte mia, buon divertimento!